Ciao, Cesare Re, oggi vi mostro il mio ultimo libro, Sentieri in Ossola e Valsesia, edito da Versante Sud. È alla sua seconda edizione, una edizione che è stata totalmente aggiornata. Sono 91 itinerari di varie difficoltà in tutte le valli della Valsesia, nelle valli dell'Ossola. Il trait d'union di questo libro sicuramente è il Monte Rosa, che è presente con la sua parete est nella parte ossolana e con la parete sud nella zona della Valsesia. Parliamo di un libro con tantissime foto, 448 pagine, cartine, itinerari, tracce GPS che si possono scaricare e una serie di informazioni relative anche alla cultura, alle tradizioni dei vari luoghi, delle valli, con delle curiosità di vario genere, di varia tipologia. Copertina. Le foto sono di formato piuttosto generoso, il Monte Rosa con il Lago delle Locce, la parete est e poi il tabellino con tutti i vari simboli, il dislivello, la quota d'arrivo, la quota di partenza, distanza, difficoltà, impegno fisico, l'eventuale presenza di rifugi e bivacchi, la zona del Monte Leone, dell'Alpe Veglia, quindi sono immagini sicuramente molto cercate, con una ricerca per esempio delle luci, come in questo caso, poi la cartina generale per quello che riguarda la Valsesia e poi tutti i vari itinerari. Ogni itinerario è illustrato con delle immagini, ha il suo relativo tabellino, poi eventualmente ci sono delle curiosità tipo le origini dei nomi delle cime del Monte Rosa in questo caso. Ecco, questa è tutta la parte relativa all'Alta Valsesia, con i vari itinerari, ci sono immagini varie, quindi con l'acqua, con soggetti come i camosci. E quindi la prima parte è dedicata totalmente alla Valsesia, per andare poi sino, ecco qui anche la Capanna Margherita con una puntatina verso le cime e le alte quote del Monte Rosa, la Punta Nifetti. E poi andando avanti si arriva poi ovviamente alla parte ossolana, con in questo caso la prima parte dedicata a Macugnaga, il bivacco in Derbalmo e poi tutti i vari itinerari, sentiero naturalistico, bivacco Belloni. Anche qui, come vi dicevo, ci sono sempre delle foto ad ampio respiro e anche di grande formato, fino a poi arrivare ovviamente alla Valle Antrona, al rifugio Andolla, Giro dei Cinque Passi e tutto ciò che poi è relativo alla parte ossolana, passando poi per la Valle di Bognanco, per tutto ciò che riguarda ancora per esempio, i laghi di Variola e poi l'Alpe d'Evero, l'Alpe Veglia. C'è un tabellino anche relativo alle stagioni in cui è consigliabile percorrere l'itinerario relativo e poi oltre alla propria itinerario e alla descrizione dei percorsi ci sono delle parti di approfondimento come in questo caso l'intervista ai gestori del rifugio Crosta all'Alpe Soglio che hanno gestito per 16 anni il rifugio oppure si sconfina poi ecco, nel Passo del Sempione che altro che non è che la testata della Val di Vedro, anche se poi in territorio svizzero, ampie cartine come in questo caso, c'è qualche cima come l'ascensione alla Blindenhorn, quindi anche qualche tratto che va un po' al di là della difficoltà di escursionista esperto, fino a poi arrivare alla Val Formazza nella parte finale, l'Alpe Scaredi, il Parco Nazionale della Val Grande. Quindi ricapitolando, parliamo di 91 itinerari, in realtà sono di più perché ogni itinerario ha anche delle varianti con delle alternative sia per il sentiero di salita sia per il sentiero di discesa. Ci sono sempre le cartine, mappe, tabelle per illustrare le difficoltà del percorso, la lunghezza, il tempo di percorrenza, serie di curiosità con dei riquadri tematici che sono abbinati di volta in volta a ciascuno degli itinerari, le altimetrie. Foto di grandi dimensioni, un altro ulteriore approfondimento, Aldevero con Renato Brignone, una storia molto particolare la sua che trovate abbinata alla zona del Devero,
oppure anche delle parti più relative alla fotografia, visto che rimane la mia professione principale, quindi un altro approfondimento come Devero, l'Alpe dei fotografi. Quindi sono 448 pagine di montagna vissuta, di sentieri, itinerari, percorsi, fotografie e di tanti sprazzi di quella che è stata la mia vita in parecchi anni di giri, escursioni, perlustrazioni, articoli che ho preparato per l'editoria, per il mondo dell'editoria con la quale collaboro da ormai da più di 25 anni. 448 pagine, edito da Versante Sud. Ciao.